Spesso il sistema mediatico punta molto sulla rimozione, sulla dimenticanza, ma non dobbiamo dimenticare, perché questi sono fatti. Il giorno dopo molti giornali riportarono questo litigio con la Merkel, tutti a dire adesso l'Italia saranno guai, Conte ha fatto arrabbiare la Merkel, ma la Merkel ha capito di avere davanti una persona seria che lottava seriamente per il suo paese e alla fine si è convinta lei, non abbiamo rinunciato a nulla noi e abbiamo portato 209 miliardi, invece questo governo ha portato un taglio di 13 miliardi l'anno, ma io dico, io non dormirei piuttosto che andare in giro davanti alle TV al posto della Meloni. Avete visto che adesso si mette la bandiera dietro italiana? Io gli ho detto quella bandiera te la devi portare quando vai a Bruxelles, non quando vai in TV a chiedere voti. Patriota della domenica, patriota della campagna elettorale, quella bandiera te la devi portare quando vai a Washington a prendere istruzioni e a seguirle passivamente e a farti baciare in fronte da Biden. Non è così che si comporta un Presidente del Consiglio che rappresenta l'Italia. Non è così che si comporta un Presidente del Consiglio che ha chiesto i voti dicendo che con lei sarebbe finita la pacchia. La pacchia è finita purtroppo per noi, dovendo constatare, eppure qui ci saranno molti che in buona fede l'hanno votata. Abbiamo tutte le possibili giravolte, non c'è un tema su cui non c'è stata una ritrattazione, una giravolta. Ditemi voi un tema qualsiasi, ditemi, I migranti, e vabbè, lei vuole vincere facile, blocco navale, record di migranti, non si capisce più nulla, poi la natalità. Dobbiamo tutelare e promuovere la natalità, ma allora perché raddoppi l'IVA pure sui prodotti di prima infanzia? Poi ancora, i giovani che vanno a lavorare all'estero, pensate che noi abbiamo fatto una norma per il rientro dei cervelli, per consentire ai nostri, pensate che a noi un giovane ci costa 100 milioni per portarlo all'università e formarlo. C'è un costo ovviamente dall'asilo sino all'università, e poi i nostri giovani ormai che fanno? Vanno all'estero. Abbiamo fatto una norma noi con i miei governi per dare loro agevolazioni fiscali, forse qualcuno ce l'avrà in famiglia, qualche giovane che pure tu, perfetto. Non stiamo dicendo palle come quelli che vanno in TV e raccontano palle, sono tornati i giovani grazie a un regime fiscale di vantaggio, o manco quello vogliono confermare, stanno tagliando pure lì. Io ho incontrato dei giovani che erano pronti a rientrare e mi hanno detto: Presidente, io non posso più ritornare perché è chiaro che tornando in Italia qualche svantaggio ce l'ho, rinuncio a tanto, ma se non mi date le agevolazioni non posso più tornare. Ancora un altro tema. Vabbè ragazzi, se mi dite 10 temi alla volta, però è su tutto, vedete, è su tutto. Vi ricordate quando diceva 1000 euro con un click durante la pandemia? Ma io dico, quei 1000 euro dove stanno? Dove stanno? Si è rimangiato addirittura gli alluvionati, ritardi negli aiuti agli alluvionati della Toscana, dell'Emilia Romagna. E da ultimo la presa in giro, avete sentito l'ultima presa in giro? Hanno annunciato, ma io dico che annunci? La gente se sta male non devi annunciare, devi dare. Hanno annunciato la bellezza di 100 euro, una tantum, cioè una volta soltanto, a famiglie che stanno più in difficoltà, una platea ristrettissima, perché se sei un solo genitore non va bene, deve essere due genitori, devono avere figli, eccetera. Un ISEE molto basso, l'hanno annunciato adesso sotto le elezioni, e verranno questi 100 euro una volta soltanto
alla Befana dell'anno prossimo, a gennaio dell'anno prossimo. Ma io dico, ma se la gente sta male, ma che fai? La prendi in giro? Come fa a campare da qui a gennaio prossimo? Hanno fatto la lotta ai poveri. Normalmente un governo responsabile fa la guerra alla povertà, non ai poveri. E poi vi ricordate in che modo indegno? Io ho una delle scene più vergognose, non so se avete visto quella trasmissione o una delle tante trasmissioni in cui addirittura c'era la Santanché che attaccava un imprenditore, pensate, io non mi ricordo dove era quell'imprenditore. Era un imprenditore che ci aveva messo la faccia, era andato in TV a raccontare che le imprese erano andate male, le aveva dovute chiudere, non aveva di che sfamare i propri figli. E ci ringraziava perché aveva attivato il reddito di cittadinanza. Sapete l'Istat che ha detto? Una decina di giorni fa è uscita la statistica dell'Istat. Abbiamo salvato 1.300.000 non cittadini, famiglie dalla povertà con reddito di cittadinanza. 1.300.000 famiglie. E questa Santanché, ve la ricordate? In TV offendeva questo signore. Ma lei che sta seduto, ma lo vede che anche panciuto, paffuto, ma si alzi, vada a lavorare, sì, nelle tue aziende dove hai fatto una truffa aggravata dei fondi Covid. Ma non ti vergogni! Ma non ti vergogni! E l'hanno fatta anche ministra e non si dimette, perché poi Giorgia Meloni è forte, è coerente, non è ricattabile, ma non riesce a far dimettere pure la sua ministra. Che cosa c'è dietro secondo voi? Perché non riesce a farla dimettere? La solidarietà tra amici, tra compari di partito, è questa la tua meritocrazia, Giorgia Meloni? E per uno che siamo riusciti a far dimettere, Vittorio Sgarbi, ce lo ritroviamo candidato alle europee con tutte le inchieste che c'ha addosso? Allora io vi dico, noi non abbiamo la bacchetta magica, però c'è un bivio, Foggia deve rispondere, dovete venire a votare, non si può stare a casa, c'è da scegliere tra pace e guerra, tra austerità e politiche espansive, c'è da scegliere se vogliamo la corruzione. Lo avete visto come reagiscono di fronte ai casi di corruzione? Ma voi vi chiedete perché il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che non ha in lista degli impresentabili, l'unica. Perché gli altri non possono fare come noi? Come mai noi non siamo coinvolti in casi di inchieste di corruzione? Come mai? E invece gli altri, avete visto come fanno politica? È semplice, sapete perché? Perché è proprio alla radice il modo che è viziato. Noi veniamo eletti da voi, ci tagliamo gli stipendi, abbiamo restituito alla collettività 100 milioni da quando siamo alle istituzioni, 100 milioni da nord a sud per le scuole, per gli alluvionati, per tutto, 100 milioni restituiti alla collettività col taglio degli stipendi. Da noi c'è il vincolo del doppio mandato, chi vuole fare carriera non viene da noi, se ne va altrove. Noi accettiamo per finanziamento micro donazioni. Se ci volete dare 1 euro, 5 euro, 10 euro, a noi va bene. Se ci viene un imprenditore che ci vuole portare soldi molto più cospicui e consistenti, noi diciamo grazie, non ne accettiamo, li rifiutiamo. Sapete perché? Perché dobbiamo avere la sicurezza, la garanzia di non essere condizionati da nessuno, di fare il vostro bene. Chiaro qual è? Ci costa, certo che ci costa, sacrificio. Potremmo essere come quei partiti che hanno comprato immobili, ci sono dei partiti che hanno creato fondazioni ricche di immobili, ma noi, a noi ci basta
ho detto, ci addirittura abbiamo restituito alla collettività e siamo, i nostri bilanci sono perfetti, gli altri partiti invece hanno bilanci tutti in passivo, ma capite qual è l'assurdo? Noi non facciamo politica come in Liguria, dove Toti si prende gli amici imprenditori e dicono: che ti serve? Vuoi la proroga della concessione? Non ti preoccupare, basta che mi finanzi, basta che mi finanzi le elezioni. Ma voi vi rendete conto? E adesso, adesso vedete che non ne parlano, ne parlo solo io in TV quando mi fanno parlare, quando mi danno spazio, perché questa domanda non la vogliono sentire, le risposte non le voglio, non se ne deve parlare. Noi siamo in questo momento, pensate, Torino, Liguria, Bari, Avellino, Catania, Palermo, sto parlando dei più grandi casi di inchieste, di corruzione, voto di scambio politico mafioso, c'è di tutto, non se ne parla, non hanno interesse se ne parli, stanno tutti zitti. Il tema della corruzione non può essere un tema che viene in discussione. Ieri ne ho parlato a Confindustria Giovani, mi hanno invitato, ho detto: scusate, ma l'imprenditore che si presta a finanziare un politico in cambio di la proroga di concessioni urbanistiche, di favori eccetera, è un imprenditore che non solo ovviamente commette una condotta dal punto di vista morale che va male, ma fa anche concorrenza sleale agli altri imprenditori, perché li frega, no? Con l'amicizia, con le corsie preferenziali. E anche il governatore Toti, che si fa finanziare, si riempie di soldi e poi fa la campagna elettorale con tutti questi soldi, e quindi anche concorrenza sleale con gli altri politici, o no? Per non parlare delle vicende giudiziarie, perché delle vicende giudiziarie non ne dobbiamo parlare, perché se no ti dicono: eh no, ci vuole la richiesta di rinvio a giudizio, arriva la richiesta, e eh no, però deve essere accolta la richiesta, poi viene accolta, e eh no, deve essere condannato in primo grado, aspettiamo in primo grado, poi in secondo grado, ma non è ancora passato in giudicato. Frattanto, fino al passaggio in giudicato della sentenza, arrivi in Cassazione, e poi quando arrivi in Cassazione dico: vabbè, ma allora lo vorrete proprio perseguire tutta la vita, riabilitiamo, diamogli un nuovo incarico. Capite come ragionano per difendersi tra di loro? Noi non vogliamo la gogna mediatica, non ci importa nulla di perseguire qualcuno, a noi ci interessa un sistema democratico dove chi va alle istituzioni difende il prestigio dell'istituzione e lavori per voi e non per gli amici o per se stessi. E questo è l'obiettivo che ci portiamo avanti. Quindi vi prego, non voglio trattenervi oltre, ma questo bivio è un bivio storico. Abbiamo bisogno di tanti voti, dobbiamo far sentire il rumore della gente per bene, dovete fare rumore, dovete, quando votate in cabina, dovete far sentire che lo considerate un gesto, non perché sei andato lì di passaggio, sì, poi andate al mare, ci sarà una giornata bellissima, ci abbiamo il Gargano qui stupendo, bellissimo, però attenzione, quando mettete quella X, riempitela di significato, fate sentire che volete una rottura democratica, dateci quella forza, quei numeri che ci servono per mandare a casa questo governo, per farci valere in Europa, per dire stop a questo massacro a Gaza.